Buonasera e benvenuti all'Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, laboratorio di alta formazione e hub culturale della Regione Lazio. Durante la pandemia, già nella prima ondata, non ci siamo fermati, abbiamo continuato ad avere un'offerta, a portare nelle vostre case un'offerta culturale attraverso Instagram. Tantissimi personaggi, abbiamo incontrato tantissimi personaggi che ci hanno raccontato la loro arte, raccontato come passavano le giornate ed è stato molto importante perché questa cosa ci faceva compagnia in qualche maniera e dava la sensazione, non solo la sensazione, ma proprio la certezza di restare in qualche maniera uniti. Abbiamo quindi deciso anche in questa seconda fase che, ahimè, dobbiamo in qualche maniera passare e sopportare, di trovare un modo per non lasciarci soli, perché anche noi abbiamo bisogno del vostro calore, della vostra presenza e quindi di creare un nuovo format, chiamiamolo così, che si chiama direttamente Officina Pasolini a casa tua e portare degli artisti con delle formule particolari. Ieri sera avete visto il Conversa Concerto con Salvador Sobral, stella della musica portoghese, non solo, una stella a livello mondiale che ci è venuta a trovare e ci ha raccontato molto di sé, tra l'altro parlando un italiano perfetto. E questa sera io sono onorata di avere qui intanto una mia amica, una grandissima musicista. Dire jazzista perché è conosciuta come una grande jazzista in Italia e nel mondo è riduttivo perché lei è una ricercatrice, è una cantante lirica, è una donna che ama moltissimo le radici, quindi un anno fa stava e ha fatto uno spettacolo legato alla musica ebraica, alla musica yiddish, ma tante sono le cose che lei cerca, contamina un po', diciamo che siamo sorelle d'arte perché facciamo un po' la stessa cosa con la musica, quella contaminazione che porta la musica laddove spesso c'è solamente mercato. È una missione, ma è un qualche cosa che quando ci cadi dentro è veramente come cadere dentro una pozione magica. Sto parlando di Cristina Zavalloni. Che Che onore, si smaschera. È Smask, sono proprio io. proprio Grazie, lei. che presentazione, mamma È mia. la verità. Sono onorata, soprattutto per le sorelle d'arte. Sorelle d'arte. Molto onorata. C'è quella cosa che ci, in qualche maniera, ci fa riconoscere e ci Annusare, no? annusare, sì. Infatti. Ma soprattutto, pensavo in questi giorni, il grande, grande amore per la musica. Che sembra scontato, uno dice, fai la No, musicista, in realtà no. no, non lo è. No, no, perché poi quando il gioco si fa veramente duro, come in questo momento, che da tutte le parti sembra che ti cerchino di far credere che la musica non è fondamentale, che il musicista in fondo non è un'attività vera, eccetera, è proprio lì che ti viene da sorridere intanto e ti rendi conto di quanto tutto ciò non sia minimamente vicino alla verità, perché uno che vive di musica non ha scelta, è una vocazione e non è neanche in dolore, ecco, questo vorrei dire, perché vuol dire stare sempre lì, proprio dove l'anima non fa sconti, è a contatto con la verità, che a volte è molto scomoda, però rende liberi la verità. Rende liberi, ma anche non solo chi la fa la musica, ma anche chi l'ascolta in una certa maniera, chi l'ascolta proprio con l'amore per la musica e per la conoscenza. Guarda, la parola chiave secondo me è ascolto e non Certo, consumo, certo. perché per troppo tempo siamo stati vittime del consumare tutto, no? Quindi Certo. anche il cinema, anche la musica. Ecco, adesso forse anche grazie a questa pandemia che è diventata, se vuoi, anche un'opportunità, no? Per ritrovare se stessi. Bisogna che lo diventi, perché tanto niente ci capita per caso. Evidentemente questa nostra società aveva bisogno di risvegliarsi dalla malattia nella quale Eravamo caduti versava, tutti. sì. E questo risveglio speriamo che sia proficuo. Beh, diciamo che è una grande opportunità e chi la vuole cogliere forse magari può avere come dire, un Fa un prosieguo passo, sì, diverso, diverso una da marcia quello che diversa. era prima. È vero, quello è vero. Senti, questa sera questo è il tuo disco.
Quello è l'ultimo nato, sì, che è proprio uscito in questi giorni. Che è mio, che quello è tuo, è tra è una mio. Delle poche copie ancora, perché siamo usciti in frettissima e adesso lo stanno faticosamente stampando e distribuendo. È un disco che non è strettamente correlato al concerto di stasera, ma ovviamente lo diventa, perché tanto noi siamo qui e siamo un unicum. Questa sera io farò un concerto in duo con un mio parceiro, un mio nuovo parceiro, Manuel Magrini, che è entrato nella mia vita ufficialmente come parceiro a settembre. Abbiamo fatto un concerto, anche quello in streaming, però avevamo anche il pubblico, era la tregua, no? Certo. Dovevi farlo anche qui col pubblico, ma lo faremo, ci siete voi, è già bellissimo questo. E, è nato questo amore musicale, peraltro sì, assolutamente... sì, lineare, perché siamo tutti in famiglia umbra, loro sono tutti umbri, lui, il mio uomo, il mio produttore che è anche il suo, insomma mi sono rassegnata definitivamente agli umbri, però questo per dire che il programma che abbiamo con Manuel, che è in via di definizione perché è il nostro secondo concerto insieme, questa sera assorbirà anche un paio di brani dall'ultimo disco, che invece è tutto un'altra avventura nata in questi mesi di lockdown, in questo anno incredibile, realizzato insieme a un produttore e compositore, si è rivelato, io non lo sapevo nemmeno, e mago dei suoni elettronici norvegese che si chiama Jan Bang. E all'inizio doveva intitolarsi Respiro, questo disco. Mi sembrava un po' New Age, infatti tergiversavo, però a lui piaceva tanto il suono. È bello, ma perché l'idea era quella di fare un disco che non avesse mille colori, come io spesso mi diverto a mettere in scena, e anche un po' stasera, non so se resisterò, lo farò forse un pochino, ma ne avesse uno, un colore intimo, privato, introspettivo, meditativo, piano, a contatto proprio col respiro, intimo. E quindi questo respiro, e poi doveva essere one flow, no? Un unico, un disco breve, 38 minuti, che è la lunghezza del vinile, in un unico suono. Poi però le circostanze sono cambiate e io in questo anno ho perso delle persone importanti, e non per via del Covid, per via dell'indotto di dramma psicologico che questa faccenda si porta appresso. Una mia carissima amica e musicista e collega che non ha retto e che abitava in Olanda in quel periodo, ad aprile. Questa faccenda mi ha molto toccata, e quindi uno dei brani contenuti nel disco è diventata anche la title track, è diventata il titolo di tutto l'album, For the Living, che vuol dire per i vivi. Ed è per noi che rimaniamo, perché ci assumiamo la responsabilità di quanto sia faticoso a volte vivere, ma importante farlo. È una parte di me, non vi posso negare, che è un po' arrabbiata con la mia amica, perché abbiamo combattuto un po' insieme per un pezzo della nostra vita e poi mi ha lasciato sola. Io lo so che è un discorso da bambina che si sente tradita, però è un po' vero. Mi dà un dolore incredibile che non sia qui ad ascoltarlo e a farmi i suoi commenti feroci, perché so che sarebbe stata così, perché è una musicista terribilmente acuta, e invece non c'è. Quindi For the Living è per noi che restiamo, per farci coraggio, ma anche per loro, per chi non c'è più, perché fondamentalmente ha semplicemente cambiato forma, è qui. Ma che bello, però, voglio dire, è un atto d'amore incredibile quello che... Speriamo. Io ne sono certa. Senti Cristina, io sappiamo che sarà una sperimentazione anche per voi, la seconda data che fate, quindi state di solito... Ma lui è una roccia. Lui intendo che comunque di solito quando ci sono le prime date, io là non vedo una scaletta, quindi per significa esempio, che hai tutto qua. Ma no, significa che non so ancora con che pezzo comincerò. Ecco, quindi sarà un privilegio per noi seguirti in questo percorso, e niente, buon concerto, e onorati e felici di essere con voi questa sera. Vado. Vai, Cristina Zavalloni.
bisognerebbe cominciare con Fuori dei Vivi. No, cominciamo con I Get a Kick. Ok. Ok, se no mi commuovo troppo da subito e non è giusto. Non è giusto per il mio diaframma, naturalmente. Per me va benissimo, però. Quindi invece iniziamo con un pezzo tutto leggero, spiritoso, che mi distoglie un po' da questo mood e che dice così. Aspetta, com'è che fa? My story, oh, is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the kiss when I'm out on a quiet spree, fighting for it's the old ennui. Then I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Oh, oh, oh. I get no kick from cocaine. I know that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. Standing there before me, I get a kick, though it's clear to me that you obviously do not adore me. As I'm get a kick in a plane, flying too high with some guy in the sky, it's my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Thank you.
Grazie. Scappa, qualche applauso, scappa, perché è l'istinto, meno male. Grazie. Va bene, adesso che ci siamo un attimo sciolti, facciamo sul serio? Entriamo nel sentire di novembre, perché allora novembre, oltre a essere il mese in cui io sono nata, domani io sono nata, che è chiaramente una data in cui uno diventa, si raccoglie, no? Medita, si ritrova, fa bilanci, eccetera. Ma è anche un mese, l'autunno, stiamo entrando nell'inverno, è il periodo dell'anno nel quale tutte le energie tendono a rientrare. Gli alberi perdono le foglie, ma mica muoiono, semplicemente si ritirano. Anche noi, no? Abbiamo più freddo, ci dobbiamo coprire di più perché le nostre energie si riparano, sono meno, non vanno verso l'esterno come in primavera, vanno verso l'interno. Quindi adesso io direi di proseguire con questo brano che ti ho proposto proprio in questo momento di novembre, che non abbiamo mai eseguito prima, e che si intitola Can She Excuse My Wrongs? Perdonare i miei peccati, i miei torti. Thank you.
Questo era un brano di Doland, naturalmente liberamente rivisitato. Sai che mi sta piacendo questo silenzio? Mi viene quasi di non violarlo. Eppure... La fa il fa... Lo violerò e come? Thank you.
boom. Ding 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 da ba da pa 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 ba pa. Stevie Stevie da pa 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 ba da. Su da wa 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 do ba da ba da pa pa. Stevie Stevie da ba da ba da ba da ba da ba da ba da pa pa pa. Si pa pa pa. Ba da pa pa ba da ba da di ya. Su da ba 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 di ba da. Stevie da ba da ba da ba da ba da ba da. Quello che prevede che questo brano non sia pra cantora, che sia un pezzo strumentale del maestro Egberto Gismonti. Siamo andati no Brasil. È facile finire nella musica brasiliana, è facile. E, va bene, dai, adesso che ci siamo scaldati possiamo toccare un brano che invece cambia completamente il suono, ed è tratto dal disco mio, ed è un brano che si intitola Visitazione, e così facendo io paleso il contenuto musicale del prossimo brano anche per il maestro che mi accompagna, e vai. Un incontro sognato, una visita breve. Sulla pelle solletico, sullo stomaco un peso, il tuo arrivo e il gusto che cambia, e cambia anche il modo in cui ci guardiamo. E per la paura un po' ci perdiamo. Cambiano il cibo e gli odori. Io sono là fuori. Mi lasci fotografia e la stanza buia si riempie di te, lo schermo riverbera la litania del tuo corpo nudo, incertezza di un attimo, e tu sei
già lontano. Voli via velocissimo, corpo senza calore, un'assenza che cresce. Facciamo da soli che ce la caviamo ed ora dormiamo. Il passaggio di un angelo dalle ali sottili. Visto che siamo arrivati qua, io farei anche l'altro brano da questo disco, che è la prima volta, il disco è uscito da pochissimi giorni ed è la prima volta che li canto dal vivo ed è forte. È forte perché questo disco è stato rocambolesco come tutto quello che ci ostiniamo a fare in questo periodo così incredibile. Però è stato pieno di umanità, tutta quell'umanità che mi era mancata nei mesi del lockdown a fare i concerti da sola a casa. E invece finalmente qui ero circondata da tantissime persone meravigliose, un ensemble classico, il Clara, tanti musicisti, produttori, fotografa, i produttori in Norvegia. È stata proprio una grande famiglia di suoni che si è mossa e adesso è bello, no? Rivivere questa cosa. Il brano che eseguiamo ora si intitola appunto For the Living ed è la title track, il brano che dà il titolo all'album. L'album è stato realizzato, come dicevo prima, con Jan Bang. E Jan Bang è anche l'autore di questo pezzo, Per i vivi. Breathe, wipe your hands across your mouth and laugh. Braced, we are bound. Shine out, angel. Come back, past. Reaching out,
a moon without home, pale past, pulses mold, and the ashes on secret lots, daylight's the bone, and blood in the sun. Shine out, angel, come back past, reach a moon without home, no tragic transit, no catch of breath, no minute warning, life for in me like a fire. To breathe, to stay, to weave, to live, for reasons of mine. And by the waves, long and loved so well, I brought her here to breathe. Grazie. Questa era For the Living, in una versione piano e voce,
dal nuovo disco che ho realizzato insieme a Jan Bang, e questo era un brano scritto da Jan Bang. Io sto notando però che ho cantato molto in inglese e non molto in italiano, quindi la scaletta è passibile di migliorie. Però adesso rimaniamo ancora per un po'. No, però potremmo anche cambiare invece e andare e votare no Brasil. A gente sempre pode votare no Brasil, no? E invertiamo, no? Invertiamo il final, mettiamo I'm old fashioned e ora facciamo questo brano che io ho conosciuto da un pianista con cui ho suonato per molti anni, che si chiama Stefano De Bonis. E io lo cantavo, lui lo suonava e io gli davo fastidio fondamentalmente, perché non lo lasciavo fare, era il suo pezzo in solo durante i nostri concerti, ma non è durato molto perché mi piaceva molto e quindi gli cantavo dietro, figurati la sua felicità. Vabbè, poi naturalmente aveva molti altri brani bellissimi da fare in solo. E a proposito, dopo questo pezzo magari ci sta anche bene un tuo brano, Manuel. E vabbè, comunque lo cantavo insieme a lui e poi ho scoperto un giorno che c'era tutta una storia invece, non solo intorno al brano, ma nel brano, cioè c'era un testo, e una versione molto bella cantata da Ademil de Fonseca, è diventato una canzone. È facile con tutte queste lettere così veloci, però mi diverte l'idea di tenere la velocità a cui lo facevo con queste parole che fanno così. Mi ricordo di quando ero bimba, che entravo in un ballo tutta piena di felicità, e poi c'era il cavaquinho, che è quello strumento brasiliano, strumento a corda, o violão. E vabbè, insomma, racconti, ricordi di una gioventù lieve, che è bellissimo, che è quella che spero che abbia mia figlia, ma c'è il Covid. Nonostante il Covid. La sol, ainda me lembro do meu tempo de criança, quando entrava numa dança toda cheia de esperança, de chinelinho e de trança, com a Neuza da França. Nunca tive lá lembrança de rever esse chorinho. E hoje ouvindo nesse choro a voz do Pinho, relembrando o bom tempinho da mamãe e do maninho. Hoje só a veceninho, sem família e sem carinho, mas sou bem feliz ouvindo o apanhete cavaquinho. Hoje cantando o apanhete cavaquinho, fico louca, fico quente, fico como um passarinho. Sinto a vontade de cantar a vida inteira, essa vida eu levo de qualquer maneira. Hoje cantando o apanhete violão, sinto que o meu coração tem uma cadência de um pandeiro. Esqueço tudo e vou cantando o ano inteiro esse chorinho que é muito brasileiro. Do pa 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 pa
Yes, tra l'altro mi è venuto in mente adesso che c'è stato Max De Tomassi qui, no? Ecco, Max, gli devo un favore, mi ha fatto un grande regalo perché nell'album precedente a questo, Special Moon, ho inserito un brano brasiliano molto famoso che si intitola Luisa, che apre con un verso bellissimo sulla luna, come fa? Uma redonda lua boia no céu imensa e amarela. No, ecco, rua espada nua boia no céu imensa e amarela a redonda lua, cioè galleggia nel cielo immensa e tonda, immensa e gialla la tonda luna. Quindi avevo inserito questo brano in Special Moon, però mi piaceva l'idea di cantarlo in italiano e quindi avevo espresso questo desiderio di tradurlo e di depositarlo, perché capito, non è che si accontenta. E insomma, famiglia Jobim non è facile, né? Ma Max mi ha molto agevolata, insomma, fatto sa che l'abbiamo ottenuto questo permesso, quindi è una storia finita bene e quindi un ringraziamento se ci sente. E visto che siamo in zona degli affetti e anche in zona di luna, how about we continue with another song dedicata alla luna, che però non ho inserito, non ci pensavo allora, che si intitola, lui mi guarda interrogativo e dice cosa avrà in mente, ce l'abbiamo in repertorio, è un pezzo che io sentivo fare a mio papà e lo chiamava, si chiamava allora in Italia negli anni 50-60 Polvere di stelle. Inizio io? No. No, inizia tu che bevo, dai. Across the meadows of my heart, high up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. Leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder how I spent the lonely night dreaming of a song, that melody haunts my reveries, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song. Besides,
garden wall. When stars are bright, you are in my arms. That nightingale sings his fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it will remain, my stardust melody, the memory of love's refrain, the memory of love's refrain. Ho bisogno di cantare un po' in italiano. Ora facciamo un brano in italiano, un brano mio, un brano da parecchi dischi fa. E si intitola Bastava quel cielo. Beh, siamo sempre in ambito, perlomeno guardiamo alto, ecco, guardiamo alto sopra di noi. Prima abbiamo ammirato la luna ed ora diciamo che bastava quel cielo. L'ho scritto in un periodo come questo, in un autunno in cui Bologna mostra il suo volto più impietoso, perché è proprio grigia, 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 grigia. Eppure bastava quel cielo. Mi ricordo benissimo la sensazione di quel giorno e cosa provavo. Quindi sono felice di rifarlo ora. Bastava quel cielo. Sentirti
Armando il Magherini, è ancora freddo, sì? Con la giacca, è giacchitella. Ci credo. Io ovviamente ho perso completamente il senso delle cose, forse non c'è nemmeno il tempo per un ultimo brano, vero? Abbiamo già sforato ampiamente. Qualcuno, nessuno che ha il polso della situazione. Vabbè, allora facciamo l'ultimo brano, al limite facciamo l'ultimo brano, che si intitola Sono all'antica. Anche questo è un brano di jazz, si vede che niente, quando vengo a Roma, col fatto che insegno al St. Louis College of Music, Vocal Impro and Jazz Labs, mi viene da suonare jazz, un sacco di jazz. I'm old fashioned, I love the moonlight. I love those old fashioned things. The sound of rain upon a window pane, the stairs of that April saint. And this year fences are passing fences, but science eyes holding hands is my heart at the stance. I'm old fashioned and I don't mind it, that's how I wanna be. As long as you agree to stay old fashioned with me, I'm old fashioned. I know, but I love all those old fashioned things. I know you might not be like me, but I want to try. These offenses are best offenses, but science eyes holding hands is my heart to understand that I am old-fashioned and that I hope that you will be old-fashioned with me. Io non lo so perché la canto sempre in inglese, in fondo dico a te che vorrei che tu fossi come me, un po' all'antica, un po' amante di quelle cose retro, quelle cose che fanno stare bene insieme. Oh, I so che è difficile, ma io ci proverò. Oh, do diddle da ba, oh, diddle diddle, oh, little diddle, la 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 la. I'm a fashion bud, I know that you don't got it. I know those official things and I bet you won't be here with me, but I know that if you go, why, oh my god, really, are you really like this? Oh yes, I am exactly like this, and I tell you why, I don't want to change, I don't want to change. I don't wanna go. Oh my god. Oh my god, really? I really like that. Oh, I don't believe that. That's so strange. But you know, I'm old fashioned. I'm old fashioned. I'm old fashioned. And I don't want you. I'm old fashioned and I don't mind it, that how I wanna be, as long as you agree to stay. With me, Bob.
Grazie, Manuel McQueenie. Grazie, grazie Officina Pasolini, grazie a Tosca per averci invitato, grazie a tutti voi e viva chi continua a fare le cose anche in questo periodo. È molto importante tenere l'animo vivo e nutrirlo. Grazie di cuore.